erano i tempi, le coste del Mediterraneo venivano spesso assalite da barbareschi che vi approdavano da oltre mare per rapire le donne da condurre schiave nei lontani paesi d'Oriente attraverso le mutevoli sabbie del deserto. In una terra d'Africa bruciata dal sole, tra i più intraprendenti di questi mercanti era Ali. Non si beve. Al mercato. 35 e 40. Basta. Ma che bastare? Non bastano! Credi di essere al mercato delle capre? Le donne che sceglie lì costano, ma valgono. Non c'è oro che basti di fronte a questi tesori, eh? No, 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 no. Questo è un vero fiore di magnolia, profumo delle notti. Fate presto con le offerte. La sua bocca è la più fresca rosa dell'universo. 40, 45, 50, 60. Scoprila. Giù. Se non fosse cara, io offro 60. E io offro 70. Poco. 70 ho già offerto io. Allora io 80. È tua. Di fronte a lei il mondo non è che un granello di polvere. E tutto l'oro che potete nascondere nei vostri scrigni vale meno, molto meno di un pugno di latte. Signore, in nome di Allah, no! Ma tu sei Ali? Guardati dalla voce che ti chiamerà. Vedo su di te una luce di tempesta. Guardati dall'amore, signore. L'amore? Vai, vai! Allora io offro 75! 80, 85! E io 90! 95! 100! Avanti con le offerte, presto! Che il mio grande padrone lì, appena tornato, è già impaziente di rimettersi in mare per portarvi sempre nuovi tesori! 105! Io ho detto 105! 110! 120! 130! 140! 140! 150! 170! 180! 190! 200! Questo è il più ardente della fiamma e più dolce del miele! Non bastano! Bastano 800? Non bastano. Quanto meglio si spegne la sete, quanto è più fresca la fonte. Anche la gioventù può essere vinta dall'oro. È tua. È mia. Benedetta la tua notte. È tutta la vita che risparmio per comperarmi una donna. Con tante donne che ci sono al mondo. Andiamo, cara, andiamo, andiamo. Non bastano. A questo prezzo ti posso dare quella. Non è più tanto giovane, ma per la tua tasca va anche troppo bene. La vuoi? Con questa avrai giorni e notti tranquilli. E risparmi gli eunuchi. Ho capito, vuoi l'altra. È tua. Figliuolo mio, quando conti di partire? Dopo la nuova luna. Resterai molto tempo lontano?
Ti spingeremo fino a queste isole, dove abbiamo avuto sempre fortuna. Buona vendita, padrone, buona vendita. Le hai vendute tutte? Mi è rimasto solo un vecchio straccio. Vieni avanti tu. Dovevi venderla a qualunque prezzo. Mi hanno offerto 2 piastre. Anche per una piastra. Costa di più a mantenerla. Una piastra? Eccola. Eccola. Fatemi tornare alla mia isola. Tienila. E va sicura. Te non ti ripiglieremo più. È con quest'animo che ti prepari alla tua impresa rischiosa. Rischiosa? Qualche colpo di sorpresa. Non speravo più di tornare qui dentro. Ma il mio padrone ha fatto quello che un arabo non avrebbe fatto mai. Laggiù gli uomini sono diavoli scatenati e ci contano meno dei loro cavalli. Io ero abituata ad essere considerata assai diversamente qui nel paese, se tu mi avessi conosciuta. Avevo tutti gli uomini intorno. Fiamma, mi ascolti? Che vuoi? Te no, di certo. E perché no? Dopotutto non sono peggio di tutti gli altri che ti girano intorno. Né te né gli altri. Oh, che superbia. Dimmi, non ti sembra l'ora di scegliere qualcuno fra noi, eh? Mi piace, Fiamma. Lasciami in pace. Vedremo che dirà il calafato. Va via! Andrea! Che volete? Non cerchiamo te, cerchiamo il calafato. Guarda, calafato, come l'ha ridotto quella lì, però non scherzo da niente. Che è successo? Mi ha dato fastidio e io mi sono difesa. Ma che fastidio, se non ha nemmeno toccata. E allora perché lui mi seguiva? Gliel'avevo detto io di fermarsi. E a voi chi ha insegnato a mancare di rispetto alle donne? Così fa la gioventù di oggi. Tu, come al solito, hai esagerato. Avete torto tutti e due. Sono cose che non devono succedere. Su, andiamo, fate la pace e non se ne parli più. Che aspettate? Volete dunque la discordia? Ma non capite che se un giorno o l'altro tornano gli algerini e noi non siamo uniti, ci scannano e ci portano via le nostre donne? È questo che volete?
Su. Via, via. Preparatevi a partire per la pesca. Io ti difenderei a costo della vita. Hai visto che so difendermi da sola. Sempre per causa tua. Mia? Io non ne ho colpa. Non ne hai colpa, eh? Ma se ti fossi decisa a prendere marito, nessuno ti offenderebbe ora. E cosa aspetti, un principe? Hai rifiutato il genovese, Giovanni Moro, e Michele che ti colmava di doni. Perché? Perché voglio star sola. E quando non ci sarò più, che farai sola al mondo? Non pensare a questo. Sono vecchio, la mia ora potrebbe essere vicina. Che sarà di te? Non ti rattristare. Un giorno o l'altro vedrai, verrà anche per me il dono che mi piacerà. Bello. Ti piace? Tanto. L'hai fatto tu? Sì. Francesca. Di? Tu mi vuoi bene, vero? Oh, Andrea. E allora devi aiutarmi. Sì. Vuoi portare questo a fiamma da parte mia? A fiamma? Sì. Se glielo do io, è così strana che è capace di rifiutarlo. Tu sai com'è e mi farebbe troppo male. Vuoi? Glielo porterò.